Ciao ragazzi, mamma mia quante emozioni oggi, sono davvero contentissimo. È successa una cosa, adesso ve la racconto perché secondo me vale la pena. Allora, quando sono uscito da questa villa abbandonata a Castiglione Olona, in provincia di Varese, ho trovato un signore e questo signore mi fa: ma ti ho visto qua con questa videocamera riprendere un po', infatti mi chiedevo un po' cosa stavi facendo. E allora gli ho spiegato un po' che io sono un grande appassionato urbex e che mi piace praticamente esplorare questi luoghi abbandonati per cercare di far vedere alle persone ciò che è rimasto di certi posti in modo da documentarvi del tutto. E niente, praticamente parlando del più del meno mi stava spiegando che vicino a dove sono stato io poco fa c'è un'industria che è completamente abbandonata. Al sottoscritto è venuta l'acquolina in bocca e mi son detto: no, io questa me la devo per forza fare, eh. Sarà la passione, sarà quello che volete, ma quando poi mi vengono fuori con queste cose, poi dopo mi viene la voglia. E allora che cosa ho fatto? Ho preso il sentiero che mi ha detto il signore e mi sono trovato praticamente qua, sempre qua vicino dove c'era la casa famosa, e tra poco inizierò a esplorare anche questa vecchia fabbrica abbandonata di cui purtroppo ho poche notizie o niente, perché è stata scoperta proprio così casualmente mentre andavo a fare questo esplorazione della casa di poco fa. E niente, adesso vediamo un po' cosa troviamo e a tutti una buona visione. A dopo. Allora, andiamo per questo sentiero. Qua siamo proprio nei boschi, ragazzi, siamo nei boschi e sta iniziando anche a piovere, ma la pioggia non ci fermerà. Allora, vediamo se il cancelletto è aperto. Ragazzi, il cancelletto è aperto. Questo significa che siamo ufficialmente dentro questa vecchia fabbrica abbandonata a Castiglione Olona. Iniziamo il sopralluogo. Mamma mia che erba alta! Che erba alta, ragazzi, mamma mia! Guardate qua che roba! Lì c'è un capanno. Adesso vediamo se poi riusciamo a entrare dentro, infilarci a vedere questa fabbrica. Ok, abbiamo superato tutto il pratone. Guardate qua che roba. Eccola qua la fabbrica abbandonata, quella che vi dicevo poco fa. Adesso tra poco andiamo a esplorarla. Vi posso assicurare una cosa, che non saranno un po' di gocce a fermarmi ad andare avanti in questa esplorazione. E si comincia. Non so se si nota, ma sono veramente contento, sono felice, perché poi quando capitano queste cose così per caso, veramente la cosa mi piace, eh. Veramente mi piace. Allora, vediamo un po' qua. Questo è chiuso, quindi niente. Allora, vediamo un po' qua. Comunque è una fabbrica, devo dire, veramente bella grande, eh. È una fabbrica bella grande. Chiuso, quindi niente. Vedete? Niente. Qua ci sono delle scale, eh?
Vedete? Ci sono delle scale che poi dopo faremo. Iniziamo a girare un po' attorno. Guarda qua. Mamma mia. E questo è un lampione della luce, eh? Sembra un lampione della luce caduto giù. Eh sì. Guarda, completamente abbattuto. Guardate che roba, questa fabbrica. Guardate che cosa non è. Vedete? Qua. Ok. E si va avanti. Cosa c'è qua? Vediamo un po' cosa troviamo. Vediamo un po' cosa troviamo. E questa è aperta. Guarda qua. Questo è un vecchio boiler. Aspettate che prendo la torcia, così iniziamo, perché qua è un po' buio. Allora, dove l'ho messa la torcia? Allora, vediamo un po', Ok. Adesso regoliamo qua il tutto. Ok. Si può incominciare. Benissimo. Allora. Andate qua. Mamma mia, cos'è? Un vetro. Che casino. Guarda qua che roba. Una bottiglia e si va avanti. Mamma mia, che bello! Una bella fabbrica da fare. Sono proprio contento, ragazzi. E si va avanti. Andiamo avanti. E chi ci ferma noi? Vedete qua. Pericolo volte 1500. Vediamo un po' cosa c'è qua. Aspettate che prendo la luce. Ok. Sì, vi faccio vedere un po' quello che c'è qua. Ok. Ok. Benissimo. E qua c'è una scala. E sapete cosa vi dico? Che io me la faccio. Guarda un po', io questa scala me la faccio. Vediamo un po'. Piano piano. Vediamo un po' dove ci porta. Ragazzi. Qua siamo sul tetto. Qua siamo sul tetto. Guardate un po'. Mi scuso per le riprese che se sono un po' fatte un po' così. Ma comunque
cerca sempre di fare il proprio meglio. Ok, siamo sul tetto di questo capannone abbandonato. Guardate un po' dove vi porta il DJ, guardate un po' dove vi porta il DJ. DJ The Viper Urbex. Mamma mia che roba. Va bene. Possiamo, inizia anche a piovere e possiamo riscendere piano piano. Ok. Piove. Ok. Piano piano scendiamo sotto. Sta iniziando a diluviare. Ok. Stiamo riscendendo dalla scaletta famosa che abbiamo fatto poco fa. Mamma che fatica. Però bello. Davvero? Emozionante come cosa, eh? Sì. Ok, scendiamo giù piano piano. Ok, ok, siamo scesi. Andiamo un po'. Io mi metto il mio cappuccio perché piove e si va avanti con l'esplorazione. Vi ho fatto vedere un po' di quello che c'era sopra questo capannone e andiamo avanti. Qua c'è una vasca. Vedete? Cosa c'è qua? Mamma mia! Oh, ma questa fabbrica è grossa, eh? È veramente grande. E tra l'altro più avanti, prossimamente, andrò anche alla ex Siome. Non oso immaginare di come sarà poi l'altra. Allora, siamo qua. Mamma mia, tutto abbandonato, incolto. Se stesso. Erbacce come sempre. Io ho la mia torcia poi per far luce. Ok, andiamo qua. Ok, vedete, questo è un capannone. Non c'è niente. Andiamo di qua, vediamo un po' cosa c'è di qua. Guarda qua, guarda qua, quanto legno, quanta roba. Guarda qua che roba. Guarda. E si va avanti, vediamo un po' cosa c'è qua. Ma che roba? Posso mancare? Ok, andiamo. Cos'è qua? Un buco. Mamma mia. Un buco. Andiamo avanti.
un'altra stanza qua. Anche qua. Contattori. Cosa facciamo, ragazzi? Diamo un po' di luce al posto? Ma sì, dai. Diamogli un po' di luce. Hai visto? Adesso c'è luce. Andiamo avanti. E si va avanti. Un'altra stanza qua. Ok. Ok. Sto girando tutto attorno qua a questa fabbrica abbandonata, per vedere un po' cosa trovo. Ok. Ma cosa c'è? Cosa c'è qua? Mamma mia. Qua non finisce più, ragazzi, È veramente gigantesca. Qua non finisce più. Cosa c'è qua? Qua, boh, non lo so, mi sa che c'era un tipo degli uffici, qualcosa così. Non so neanche spiegarmelo. Boh. Niente, vediamo se è aperto. Ma sarà difficile, eh? Proviamo comunque. Chiuso. Quindi niente, di qua non si può andare. Continuiamo di qua a vedere cosa troviamo. Ragazzi, vi ricordo che qua sta piovendo, ma neanche la pioggia ci ferma noi. E si va avanti. Va qua. Qua c'è il cancello grosso. Ma che roba. E continuiamo. E continuiamo. Ingresso consentito solo ad autorizzati. Ok, va bene. Andiamo avanti. Qua c'è una serie di capannoni anche qua. Mamma mia, ragazzi, che bel pomeriggio, veramente. Sono contentissimo. Che bel pomeriggio. Un bel pomeriggio urbex dopo il lavoro. Finalmente oggi era il mio giorno libero e ho deciso di fare qualcosa e sono veramente contento. Qua c'è un furgoncino e io me ne vado perché preferisco non avere problemi. Non mi va che mi vedano, che non si sa mai. Allora, vedete? Varie cose. Ok. Piove, piove. Cosa c'è qua? Così intanto ci ripariamo. Va bene. Qua sa tanto che è chiuso, però ho visto una cosa. Vediamo se riusciamo con la GoPro a vedere un attimino quello che c'è qua da questo pertugio.
aspettate, aspettate un attimo. Ok, si vede poco, purtroppo. Si riesce a vedere un po' poco. Vabbè, niente. Andiamo avanti. E si va avanti. Mamma mia, come piove. Mamma mia, come piove. Guarda che roba. Piove a dirotto. Andiamo qua. Si riesce a entrare. Questa è aperta. Questa è aperta. Una stanza. Questa parte qua. Ok. Richiudiamo. E si va avanti. Vediamo. Questa chiusa. Vedete, c'è tanto di lucchetto. Quindi niente. Mamma mia, ma qua, qua c'è da perdersi, cioè. Ragazzi, qua c'è veramente da perdersi. Ok, andiamo a fare qua, va. Va che capannone, va che capannone. Qua. Ma che roba. Guardate che roba. Mamma mia, cosa c'è qua? Cosa c'è qua? Toc toc, è permesso? Sono un giovane urbex, sto facendo questo sopralluogo di questa fabbrica abbandonata, permesso? Che roba che c'è qua, ragazzi. Ma quanto è grande. Mamma mia. Qua c'è da perdersi, ragazzi. C'è veramente da perdersi. Mamma mia, com'è buio qua. Aspetta che faccio una cosa, va. È troppo buio qua. Facciamo una cosa.
E beh, è tutta un'altra cosa adesso. E luce fu. Andiamo un po' qua. Mamma mia. Mamma mia, che posto spettrale. Che posso spettrale questo qua, mamma mia. Vediamo un po'. Ok, aspetta. Buio qua, non si vede niente. Scusate per le immagini se sono un po' buie, qua sono proprio dentro nella fabbrica. Mamma mia, che roba. Si vede un po' così, lo so. Si è chiusa, non vuole essere aperta, non vuole farsi aprire. Mamma mia, cosa c'è qua? È un posto veramente immenso questo qua, ragazzi. Fumare, non so veramente da dove riprendere perché c'è talmente tanta roba. Io cerco più che altro i posti dove c'è un po' di luce, perché purtroppo se no non si vede niente. Cosa c'è qua? Un'altra porta. Chiusa. Per favore, ricordarsi di chiudere. Ma non si capisce niente. Vabbè. È questo. La qualità della produzione degli impianti di trattamento. Vabbè. Aspetta un attimo. Vabbè, andiamo avanti. Qua siamo stati. Speriamo di non perderci, perché qua veramente è un labirinto, ragazzi. È un labirinto. Di prima, sì, quella che avevamo fatto. Mamma mia, che roba, ragazzi, che roba.
Vabbè. Stavo volando. Lavandino. Cioè, qua è talmente grande che non so neanche sinceramente dove andare. Vi giuro, è talmente grande che non so veramente dove andare. Mamma che bello. Cosa c'è qua? Qua il pavimento è morbido, non si capisce neanche bene cosa c'è. Mamma mia, ma che roba. Guardate un po' che roba. Guardate un po' dove vi porta il DJ oggi. Va bene. Mamma mia. Un saltino. Ok. Cosa c'è qua? Stai attento che qua c'è anche un buco. Vediamo se riusciamo ad andare su. Mamma mia. Che video, ragazzi.
fabbrica abbandonata, Castiglione Olona, provincia di Varese. E si continua con l'esplorazione. Siamo fuori da questo labirinto. No, è veramente un labirinto. Qua dentro è grossissimo. Cioè, tu vai dentro e ti perdi. È veramente una marea di stanze incredibile. Mamma mia, che bello. Però bello. Veramente bello da andare a vedere. Un buon posto urbex. Ok. E si va avanti, continuiamo con l'esplorazione. Oh, qua c'è quella scala là famosa. Quella lì che avevo visto all'inizio. E adesso sai cosa vi dico? Che me la faccio. E mi sono fatto gli altri posti, vuoi che non mi faccio questa? Vuoi che il DJ non si fa questa scala, ragazzi? Cioè, ma stiamo scherzando. Piano piano ci arriviamo, eh. Piano piano. Vai. Mamma mia, quanti rovi. Aia. Mamma mia. Quanti rovi. Aia. Quanti rovi. Ma ce la faremo. No, so, più che altro sono curioso di vedere cosa trovo qua. Cosa c'è qua? Questa è la parte. Questa è la parte alta. Guarda qua. Questa è la parte alta. È la parte alta. E si continua con l'esplorazione. E vai. Vi faccio dare un'occhiata di quello che c'è qua. Questa fabbrica ve la voglio proprio far vedere bene tutta. Tutta, tutta, tutta. Ringrazio ancora il Signore che mi ha dato questa dritta su questa fabbrica abbandonata che io non sapevo. Persona tra l'altro anche molto simpatica, con cui ho avuto piacere di parlare poco tempo fa. E niente, grazie a lui adesso sono qua. Vi faccio un bel panorama di quello che c'è e scendiamo. Iniziamo a scendere tra i rovi. Che bello, non vedevo l'ora. Vabbè. Però devo dire che ne valsa la pena, eh? E la cosa più importante è questa. Vediamo se riusciamo a evitare. Ok. Eccoci qua. Benissimo. Ok.
in qualche modo, non so ancora come, ma siamo usciti. Bene. Continuiamo. Allora, un po' qua. Mamma mia, che stanchezza. Chiuso. Forse l'avevamo anche già provato. Adesso non mi ricordo. Qua, tra l'altro, stiamo tornando indietro, Perché qua era il posto che avevamo visto prima. Infatti lì c'è il cancello. Niente. Qua si torna indietro. Qua c'è il famoso capannone. Mamma mia, devo dire davvero bellina, questa fabbrica, davvero bellina. Ok, e ci siamo fatti anche questa bella fabbrica Castiglione Olona, ridendo, scherzando. Torniamo indietro. Mamma mia, mi stavo ammazzando. Ho trovato un tronco e non mi sono accorto. Allora, andiamo di mettere la GoPro allo stesso punto che avevo messo prima. Ok. Perfetto. Sperando che riprenda. Ciao ragazzi. Sono appena uscito da questa fabbrica abbandonata a Castiglione Olona. Ci siamo fatti anche questa, ragazzi, ridete scherzando, Dai, è stato bello, mi sono divertito, è stata una bella esperienza, anche perché era la prima fabbrica che facevo abbandonata finora. E poi, tra l'altro, come vi ripeto, la cosa è stata bella perché è capitato tutta per caso. E voi sapete che a me, quando capitano queste cose così per caso, mi piacciono un sacco, E niente, con questo vi saluto e vi mando alla prossima esplorazione. Ciao a tutti, vi faccio vedere ancora un pezzo di percorso e poi dopo ci salutiamo. Ciao a tutti.
presto.